Oggi siamo a Colle Oppio. Colle Oppio è un parco bellissimo che collega il Colosseo coi pressi della stazione Termini ed è una delle cose secondo me più belle a Roma, perché ti permette di arrivare in stazione, fare tutta un'area nel verde e uscire in pieno centro. Perciò oggi vogliamo vedere le condizioni di questo parco, perché andrebbe promosso, ci hanno fatto pure degli eventi tra cui gli after party di tanti artisti famosi e c'è anche uno skate park. Facciamoci un giro e vediamo se c'è ancora tanto degrado o se è migliorato. Questa parte del parco è quella che si affaccia sul Colosseo ed è molto bella, il problema è che nasconde tanti anfratti, come ci diceva Manuel, no? Certo. E possono essere potenziali vittime di rapinatori. E sta gente non si fa scrupolo a rapinarve. Certo. E la grossa distinzione tra un'area tranquilla, questo è il limite praticamente con l'area bimbi, qua finisce, tra i vari reperti archeologici, monumenti, fontane, tutto quanto che funziona, si supera questo limite e ci si ritrova un po' nell'inferno di Colle Oppio, perché Colle Oppio da una parte è un parco bello, accessibile, funzionale e tutto, e dall'altra è un parco che purtroppo ospita persone che non hanno una casa e che hanno anche difficoltà, perciò trovi anche persone che magari non stanno bene con la testa, bevono, hanno situazioni anche problematiche eccetera, ci vivono, ci bivaccano. Però la spazzatura qui aumenta in maniera esponenziale, basta vedere che ogni singola panchina ormai è di dominio di chi l'ha occupata, poi giù in fondo c'è proprio piccolo accampamento, situazioni di bottiglie buttate, cartoni, cartoncini, ragazzi che giustamente cercano un'area di refrigerio, perché la città, come vedete, è abbandonata, non c'è nessuno, trovi solo i disperati. Si cerca di stare sempre vicino alle fontane perché l'acqua è fondamentale. Vedete, laggiù c'è gente che sta proprio cattata. Quelli sono una vita proprio. Sì, ma perché se sceglie proprio sta zona? Perché lì ci stanno l'assistenza, c'è la Caritas. Indipendentemente da tutto, trovi pure da mangiare, infatti scatolette di tonno. Quando vedi sta roba qui vuol dire che ti hanno dato il pasto. Però la domanda è sempre la stessa. Va bene tutto, ti hanno dato il pasto, ma che ve costa buttarla ai secchi della monnezza? Che ve costa invece di fare sta zozzeria? Questo è uno dei parchi più belli di Roma, no? Con veramente tanta storia dentro, una posizione invidiabile, potrebbe essere pure chiuso questo la sera, però questa è la situazione che tu trovi a ogni singola panchina. Però questo non si paga una notte, secondo me là, ma qua non viene. Ma sai, da una parte c'è, secondo me c'è un concorso di colpe. Io non ce vengo perché c'ho paura. Tu sporchi? E io ti dico non ce vengo, perciò lo sporco si accumula e come vedete qua in giro sembra uno scenario di guerra. Vedete, i turisti qua ci passano, turisti, bambini che giocano lì con tutte le giostrine tutto a posto. Per fortuna viene rispettato sto limite, almeno col parco giochi. E poi considerate che alcuni se ne sono andati quando ci hanno visto passare, perché sai, dicono chi sono questi, che faranno. La solita storia è come vedono la telecamera, insomma. Un'altra cosa che non si dovrebbe fare in città e dare da mangiare ai piccioni, che se tu gli dai da mangiare i piccioni continueranno a venire. La cosa più grave è che alcune persone per compagnia, loro hanno la compagnia dei piccioni, gli danno da mangiare le cose che ricevono in omaggio o che gli vengono date come aiuto. Vedete qua, comunque noi avevamo detto i secchi sono pieni, che vuol dire? Che a un certo punto, che a un certo punto qui non passano, perciò c'è, come ho detto, un concorso di colpa, c'è chi la butta per terra la roba, ma te potrebbe pure dire, ci ho provato a riarsi secchio, ma l'ho trovato pieno, capito? Come vedi, questo è uno stormo dei piccioni che viene nutrito, da una parte, ripeto, se uno sta solo, lo fanno anche gli anziani, pure al quartiere mio ci stanno alcuni anziani, vedi, lui c'ha tutto il pane, ma questo qui te lo danno a te per, che viene buttato sto pane che gli dai? Sì, no, lui c'ha tutto lì, busta di pane. Quelli sono i scarti che ti danno al bar solitamente, vedi, quelli dei tramezzini. Tanto il piccione mangia tutto, pizza, pizzette, bene, sì, cioè, vedi, buste intere. Tanto. Ah, vedi, quello è il pretzel. Sì, i piccioni tu qualsiasi cosa dai mangiano. Tra l'altro alcuni piccioni, sai come sono morti? Mangiando la plastica. Hanno trovato una marea di piccioni morti perché i pezzetti di plastica che tu sminuzzi, esatto, loro la mangiano e muoiono. Una volta tu c'hai la plastica allo stomaco non riesci più a mangiare. Guinea, Gonaghi o Bissau? Ci stanno i piccioni in Guinea? Tanti. No, io non lo so, scusa, ma sono un ignorante. Tanti.
Oh, se gli dai la mania vengono pure in Guinea i piccioni. No, i piccioni hanno aperto e volano. Possono, esatto, stanno dove vogliono. Quello è il mondo Africa, Africa, South Africa numero uno, altro Saudi. Piccioli numero uno, South Africa. Sì, ci fanno, sono, cioè, usano tanto. Praticamente fanno delle gare, delle competizioni proprio. E c'hanno dei, cioè, è vero, c'hanno dei piccioni che costano pure 100-200 mila euro. Davvero? E tu pensa a quei piccioni che c'è, si vendiamo. Abbiamo trovato la soluzione, vendiamo i piccioni. Oh. Guarda i tramezzini, oh. Ma questi danno regalati al bar, non sono più buoni. Ma voglia mangiare qua i piccioni, no. E te credo che c'ha lo stormo, c'ha più da mangiare lui che in bar. Allora gli facciamo un baccalà. Ciao campione. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Alla prossima. Nuovo piccione number one. Però, no, però hai notato che organizzazione, cioè lui ha raccolto tutti gli scarti di pane, pane vecchio, tramezzini, eccetera. E lui nel suo piccolo, ovviamente, questa è una comunità. Anche però, se non si potrebbe fare, però, infatti se tu vai in centro, trovi praticamente i piccioni nelle fontane che si fanno i bagni, i tuffi e cose. Invece guarda lì qua la monnezza, regà. Vedete, più vai avanti e più trovi la monnezza. Tra l'altro, vedi, è curioso che ci sono dei ragazzini che stanno qui al parco. Questa non è proprio una zona raccomandabile. Ciao ragazzi! Ciao! Che video? Fa pensare, come pure i ragazzi hanno notato la stessa cosa, paradiso, l'inferno, e l'inferno va sempre peggiorando, perché guardate qua che roba, cioè qui abbiamo sempre monumenti, per fortuna li hanno, sì, è pieno, cacche, e io li poi con quelle scarpe, figurate, oggi Evelina ha scelto la scarpa migliore, vedete, però questo è un monumento, comunque un rudere, qui c'è l'immondizia e addosso al monumento, perché uno evita di entrarci, non è detto neanche che non c'entri, capita che dove c'è il monumento, tutta la spazzatura, è facile che diventa anche una parte per stendere. Vedi, niente, qua dove metti i piedi. Cammina un punto di piedi, sì. Come Roberto Bocca. Ciao ragazzi! Ciao! Questa è l'area un po' più di bivacco, vedi? Questo qui sarebbe... Come tutto state? Bene? Sì, e lui stava a usare, lui c'ha l'acqua qui, riesce a lavarsi. Vai tranquillo. Ok, a parte problemi, si è la prossima. Ciao, buona serata. No, siamo video, facciamo un video sulla città. Aspetta. Se siete un poliziotto, no. Arrestate. No, fermo, no, aspetta, posso spiegare. Io non mi drogo, no. Io non vendo drogo, io no, bevo aspetta. Solo birra. Ma non ci interessa. Per favore. Ma non ci interessa, no. Ma è drogato, anche se mi drogo lo faccio a casa mia. Qua io bevo alcol mio e vado a prendere treno. Come ti chiami, e vado a... Come ti chiami? No, non è importante. Vabbè, no, era... Io mi chiamo Mattia. Aspetta, ma stai facendo tutto tu, capito? Bravo. Aspetta, io lo volevo spiegare, guarda. Noi passeggiamo per il parco, mostriamo il parco. Il parco è un luogo pubblico, aspetta, tranquillo. È normale, però non si gira col telecamera. Come no? A mica, ma non è vietato, non è vietato. Sì, ma non è vietato, si può filmare quello che si vuole in un parco. Ci ha dato una cosa, però, no? Perché guarda, frate, tu ti metti seduto dove ci sono le siringhe. Capito? Quello non mi importa, io non lo uso. Devi stare attento, frate. Porta, capì, mori. Nessuno può dire che l'ho usato. No, io. Se ma no, non è. Non, ha, siete, non abbiamo detto, no, che dobbiamo delle impronte. No, no, assolutamente. Attento, sì. No, allora non hai capito, ti puoi sedere e ti puoi puncicare, fratello. No, no, no. E c'è un problema, no? Che poi quelle andrebbero pure coperte, capito? Che okay, a parte problemi, però uno ti dice, i fer attenzione. I make it here, I don't know who make it here. Non my problem, okay. I'm coming here. Vabbè, lui dice, non è un mio problema, sì, mi metto là. Però sta attento uguale. Sono stato in Italia quasi 10 anni. Ok. Sì. Okay, rispetto tutto, ma, sono sportivo, sono atletico, sono là. Porto dei piani, che hai fatto? Io faccio atletica alle sera, faccio maratona con il militare. C'ho sacchi di amici militari che lavorano alla difesa a Roma. Ah, buono, alla grande. Mi hanno dato tanti coraggio di allenarmi. Mi sono allenato. Bravo. Non sono. Può darsi, posso essere. Con gli amici brutti, sì, non lo so. Puoi avere anche amicizie brutte. Sì. Hai anche amici buoni. Sì. Cioè tutte e due. E quindi, voilà, l'importante è che io faccio il lavoro mio. Bravo. Lavori, frate? Sì, lavoro tantissimo. Oh.
ti sei messo a fare una pausa e ti stavi a bere una birra, tranquillissimo. E poi, ma infatti qua, noi prendo il treno e certo, ma noi ti stiamo dicendo semplicemente, noi stiamo noi cosa stiamo facendo, te lo dico, sì, almeno lo sai, noi stiamo raccontando il degrado di questo parco, perché non è bello avere un parco a Roma dove non ci si può avvenire perché ci sono siringhe, c'è mondezza, c'è sta sporco e ci sono situazioni. Un po' di umidità, e dove andremo? No, non è per te, è perché questo dovrebbe essere pulito, capito? Non dovrebbe stare in queste condizioni. A me ti giuro sul mio Dio. Sì. Lo posso anche fare gratis. No, ma non lo devi pulire tu, cioè... Io lo posso anche fare gratis, un giorno che sono libero, perché queste bottiglie in giro qua a me mi fa schifissimo. Perché tu dormi qua, amico mio? Io non dormo no, qua. No, lui prende il treno e torna a casa. Ah, male, hai capito? Piacere. E quindi queste bottiglie a me mi danno fastidio proprio, perché anche se hai voglia di venire a bere tuo birra o tuo vino, ci sono sacchi di bottiglie intorno a te. Bravo, e allora la mia domanda è perché qui ti metti qui e non ti metti dove è pulito? Dove vado? È là, tutti lì più bello, sporco. Più pulito, tutto sporco. Quest'area è tutta sporca, infatti è quello il problema. Cioè, a dove tutti vado? Piacerebbe un parco pulito, un parco senza siringhe, un parco senza bottiglie, un parco senza rami, cagate, c'è plastica, è certo. Se vieni a bere, bevi il tuo peroni o bevi il tuo vino, ci sono le cose che... puoi metterlo dentro lì. Sì, no, ci sono i cestini. Quanto me ne vado, lo metto lì tranquillamente e me ne vado a casa mia. Chiaro. Alhamdulillah. Alhamdulillah, grazie Alhamdulillah. A Dio. Noi non c'avamo niente contro te, figurati. Però non si sa. Vabbè, ma hai fatto bene a chiederlo. E lì, attenta lì però, scusami, sì, c'è la siringa. I polizia civili girano, che lo sa. Io. No, noi non dobbiamo arrestare nessuno. Anche se arrestate, dovete arrestare le persone o per un motivo chiaro. No, noi raccontiamo il degrado, che è diverso. Cioè, raccontiamo dove si potrebbe fare meglio in funzione di quello che poi è un parco buttato via così. Peccato. Comunque, grazie di tutto. Buona fortuna. Sei stato gentilissimo. E alla prossima. Buon ritorno allora a casa. Ci vediamo. Ciao bello. Bro. Ciao. Crepi il cacciatore, fratello mio. Però vedi, è un attimo che giustamente la gente si stranisce, una siringa, una bottiglia, una cosa, e lì dietro non è proprio un ambiente sano. No. Dai, è quello un po' che preoccupa, vedi? Qui chiunque viene, si mette qua, ci passi la notte, mo. Uno dice io c'ho casa, però raga, quanti ci passano la notte qua? Qui occhio dove mettiamo i piedi, perché bravo, veramente bravo. È una cosa. È un peccato, perché è un parco dove tu non puoi camminare senza aver paura di pungere con una siringa, certo. Senza aver paura di farti male con cocce e bottiglia, senza aver paura che qualcuno su dei giri magari ti faccia qualcosa, perché purtroppo è così. Mo, togli noi che siamo abbastanza abituati, però pure questo, i ragazzi, questi, i turisti che passano. Qua, a Via delle Sette Sale, quando funziona, ci sono due centri, danno da mangiare, danno assistenza per mangiare, per prendere qualcosa, per prendere una coperta quando è inverno, per prendere tutta una serie di cose. Si vede che è chiuso. Ah, eccolo qua, Mensa Caritas, qui c'è il cortilone. Probabilmente è presto, sono le 7, però. No, probabilmente. 10, va orario, però a me mi sa che le 7 sarebbe l'orario giusto per mangiare. Io da quanto so mangio nel pomeriggio presto, cioè comunque a pranzo alle 11 e fino mi pare a mezzogiorno. Il pomeriggio è aperto da mi pare dalle 4 alle 5, penso, mi ricordo sta cosa. Qua sia difficile trovare qualcuno che ti viene a far volontario, perché purtroppo le ferie ci stanno per tutti. Molti turisti qua ci vengono, ci passano, ma non sanno qual è la reale situazione. Vedono sto sporco e cosa pensano? Che Roma è sporca. Ed è vero da una parte che Roma è sporca, perché se no tu non avresti sta cosa. Loro si sono formati adesso alla Fontanella quei turisti, no? Belli, biondi, fisicati e tutto quanto. Arrivano qua e che vedono? Pezzi di latte buttato, penne di piccione. Una fontanella disastrata, guarda, piena di acqua putrida. E poi guardano là e dicono, ci vogliamo fermare su una panchina. Che ci fermiamo a fare su una panchina che ci hanno cagato? Non è via Tuscolana, però è quello che vedi, cioè la quantità di sporcizia. Uno non è che l'ha buttata per caso, l'ha buttata volutamente sti immondizia, capito? E c'è il Philadelphia, a Peroni, a Fanta, e posate plastiche, il Tavernello, sotto c'è sta il Prosecco. Non è casuale, capito? Vedi, Tavernello c'è ogni...
c'è ogni angolo. Ciao cari. Come sta? Vedi, loro si sono messi il cartone sotto perché le panchine sono sporche, cioè. Bravi. Bravi. State insieme? Stiamo a parlare. Se sta a discutere, se sa mai. Lui è giovane, sembra un ragazzino. Quanti anni c'hai? È del 93. 93 sei. Ah beh, non è piccolissimo, c'ha 30 anni, sembri molto più piccolo. Tu sei in YouTube, che ti ho visto che sì, seguo sì. Sempre in YouTube. Allora lo sai, noi quando raccontiamo... Quando vai a Firenze, queste sì. Mi capitano di averti visto sempre in YouTube. Vabbè, sì, io non posso lamentarmi più di tanto, perché diciamo a un certo punto sono fortunata, non è che ho discriminazione, non ho sofferto discriminazione di nessun tipo. Per il momento mai mi sentivo diversa. Tirar fuori, no? E far capire alla società che non soltanto la gente che fa un mestiere particolare, hanno a cervello, penso che molti hanno, almeno io non sono fuori della testa. Si dice che è il mestiere più antico che esiste, vabbè, insomma, no? Se siete molto aperti, uno può dialogare. Questo è l'angolo dell'amore, sì. Dove no. Se fai amicizia, conoscenza, puoi venire qua e consumare anche un atto così veloce. Attenti ai piedi. Se vede. Vedete i fazzolettini. Se vedete i fazzolettini per terra, vedi? Okay. Vedete, sopra qui ci sono i fazzoletti. Che sono serviti quindi, per pulirsi. Poi, attenzione, la metta, sembra un condom quello. La metta. Cosa serve? Di solito le persone quando si addormentano e hanno le cose in tasca, con queste lamette vengono lacerate le tasche in un modo sì, assurdo. Sì, te fa un taglionetto sì, e te la tira fuori la roba. Dalle tasche e te rubano. Questo viene usato per rubare e per. Qui fazzoletti, sigarette, bottiglie d'acqua consumate e lì qualcuno ha avuto la creanza di raccogliere le bottiglie. Perché questo? Perché essendo l'angolo dell'amore lo volevi tenere più pulito possibile, se no bottiglie in mezzo dappertutto. Infatti se ci fai caso è molto pulito e lì hanno buttato pure della segatura, non so il motivo, vedi? Molto pulito qua, quest'angolo, okay, se ci fai, solo l'angolo poi superato il limite dell'angolo dell'amore automaticamente ricomincia la zozzeria, capito? È il problema. E qui c'è pure un circolo anziani, se vedete campo di bocce in disuso, campo di bocce in disuso. Questo tra l'altro è una struttura pure antica, quel casale che sta là, guarda qua, cioè spettacolo. Qui c'è sta ancora la Roma antica, visitabile gratuitamente perché passi qua e te la vedi fuori, le famose terme di Traiano, cioè. E stiamo parlando di roba che c'ha veramente migliaia di anni, cioè non è che stiamo a parlare di vabbè sono 200 anni, no, qui guarda potresti venirti a vedere l'indicazione 109 dopo Cristo, stiamo nel 2023, sono quasi 2000 anni ragazzi. Tuna sono stati investiti dei soldi quando c'è stato il mondiale di skateboard e c'è un parco che sorge su un ex campetto che era questo qui, qui una volta ci si giocava a pallone, c'era tutta terra, prima c'era, poi l'hanno distrutto, poi lo hanno ricostruito e guardate che bella struttura, c'è anche la zona palestra, qua vengono da tutta Roma ragazzi anche di estrazione multietnica, perciò si ritrovano da tutti i quartieri di Roma e come vedete tra skate, pallavolo, basket, calcetto e via dicendo, c'hai una struttura bella dentro una parte degradata, c'è la metropolitana paradiso, sotto San Paradiso, tecnicamente puoi fa quello tanta che ti pare, sì. Bella regà. Ciao regà, ma voi siete di qua, di zona? Sì, tutti di qua siete, no, qua, regà. No, mi vedo qua. Ma dove vieni te? Wow. Oh, amo. Eccolo. Tu che sei? Uno dei primi qua che sei venuto qui. Allora praticamente lui è il big boss. No, perché sei più grande. Buono. Senti, da quant'è che praticamente state frequentando questo posto? Perché l'hanno ricostruito, lì prima era tutto sfasciato, mi ricordo. Sì, guarda, tipo un campo da calcio. Quello dicevo, un campo da calcio. Ok. Però guarda che figata, cioè tutti i ragazzi. Qua c'è la parte comunità filippina. Sì. Che giocano tutti a basket. Guarda lì, per esempio, ognuno si sceglie lo sport che vuole. Sì, ci sono altri tutti i filippini che giocano a basket là. Intervistiamo tutti. Volevo sfida a pallavolo, regà. Ma perché sei capace a giocare? Tantissimo a pallavolo. Ciao mamma, sono famoso, mamma.
Che bello sto campo. Però guarda, guarda che lo sfondo. E qua c'è il Colosseo. Che vuoi di più? Cioè il fatto che potete ritrovare tutti tranquillamente, c'è una struttura che è gratis, non pagate niente qua. Quello. Hai capito? Capito? La tolgono occasionalmente. Come? La tolgono occasionalmente, tipo ora l'hanno rimessa da poco. Hanno tolto tutto, anche il pavimento in sì, mi ricordo. Magari a novembre perché hanno fatto degli eventi. No, hanno fatto pure degli eventi collegati. Al campionato di skate, me lo ricordo. Sì, in un attimo. Come è andata? Dico, guarda che bello sto cane. È un American Bully. Attenzione. È un American Bully. American Hamburger. American Hamburger. Ciao, regà. Ciao. Che onore. Esatto, sono alti sti ragazzi, eh. Bello. E qui c'è pure sto spiazzo molto bello con affaccio il Colosseo che al momento non viene usato, ma secondo me questo potrebbe essere usato per eventi, qualsiasi cosa, ci può montare una console, diventa una pista. E qua nel lato più turistico, perché uscendo da Colleoppio, che è quella parte lì, si arriva proprio alla vista a Colosseo. E qui trovate tantissimi turisti che hanno attraversato il Colleoppio o che comunque vengono da sta parte. Voi che state a fare qua? Perché sembra una sfilata, meglio no, meglio così per voi. Guardate, sono curioso di chiedere dove vanno così vestiti. C'hanno lì la limousine, l'hai vista all'inizio? Però è anche vero che qua purtroppo ci sono anche borseggi, certo. Perché qui c'è la gente distratta, c'è la gente comunque, capito, che ha il vestitino leggero con la borsetta ed è facile comunque rubare, purtroppo. E poi ovviamente se cercate un'avventura, una compagnia, le trovate di tutti i colori. Cioè, da dirlo questo, eh? Voi siete gladiatori? Sì. Franchino, vabbè, ormai è una figura mitologica qua. È tanto tempo che sto qua, ma sono sempre arrangiato, sto a posto con tutti. Ogni tanto c'è sta un controllo, però c'è siamo stato persone. Due minuti fa un controllo, ci hanno siamo persone tranquille fa. E ci hanno lasciato. Che vanno detto? Tutto a posto. Hanno chiesto i documenti, ci hanno detto che per stavolta chiudevano un occhio, però si dovevamo allontanare. Non vi fate vedere qua sotto e state qua sopra, insomma, di qua, di là. Detto, vabbè. Che dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare pure noi. Io. Siamo. Devi fare una multa? Sì. No, sì, la multa, no, no. Sì, ne ho prese già due. Salata? Sì, abbastanza. Tra di noi c'erano delle mele marce che praticamente non andavano a offerta come facciamo io e lui, perché magari noi facciamo sto lavoro per arrangiarsi. Certo. Cioè, perché il turista viene qua e è contento di darti i soldi perché gli dai un servizio e loro sono felici di questo servizio che tu gli dai. Però tra di noi ci stava gente che noi le chiamavamo le mele marce e non andavano più a offerta, ma bensì chiedevano veramente i gargarozzoni. Gargarozzoni e facevano cose molto sbagliate. Ti obbligavano, diciamo che Esatto, ci abbiamo provato a farlo legalizzare e non ha funzionato. Noi siamo sempre le stesse persone che fanno il cinturone, non è che vengono l'altri, siamo le stesse persone, tranquilli, non famo danni, nulla. E perché? Cioè, perché ci dobbiamo dare a questa attività che siamo tranquilli, siamo sempre le stesse persone. Tu quanti anni è che lo fai? Quindi 18 anni. 18 anni che fai il cinturone? Sì, sì, mi sono sempre comportato bene, io questo lavoro lo amo. Lo amo perché mi piace persino, mi piace da stare in contatto col turista, mi dà proprio la vita, la sopravvivenza, io do la sopravvivenza, mi fanno stare bene e io faccio stare bene a loro, capito? Ma non hai mai smesso neanche quando c'erano i controlli serrati? Non gli sta bene, non so a chi, che praticamente questo è un lavoro, come sta in ogni parte del mondo, che tu fai la foto anche con Falco Pellegrino e te levano i soldi di prepotenza in altri paesi, come hanno fatto con me, stavo con la mia ragazza, magari ho evitato. Mi hanno messo un Falco Pellegrino e mi hanno levato 20 euro. Io, stando con la mia ragazza, ho evitato. Franchino, aspetta. Io sono romano, mi piace Aspetta, fratello. Roma, siamo solo noi. Voglio stare a Roma perché ho il diritto da stare al centro storico di Roma. Mi piace Roma, voglio lavorare con tutto il mondo, mi piace. Che mi fanno lavorare. No, Roma! Dai, Franchino! Da Colleoppio vi abbiamo fatto vedere una realtà che è bella e brutta insieme, degrado e bellezza insieme, ma anche innovazione, perché il parco così tenuto, alcune aree tenute bene ed altre tenute malissimo, cozzano insieme.
Allora forse lo sforzo dovrebbe essere quello di unificare il lavoro fatto e portare tutto a uno splendore unico davanti al Colosseo e a due passi dalla stazione Termini.